Guardia di Finanza di Città di Castello scopre un laboratorio tessile con 7 operai cinesi in nero sigilli all'impresa. Nell'ambito delle specifiche attività di controllo economico del territorio disposte dal Comando Provinciale di Perugia a contrasto dei fenomeni di illegalità potenziale, i finanzieri tifernati, con la collaborazione di personale della Direzione Provinciale dell'INPS, sulla base di un'analisi del contesto esterno di riferimento in materia di lavoro nero e irregolare, hanno individuato un laboratorio tessile gestito da cinesi, operante principalmente nelle ore notturne. La conseguente attività è stata quindi pianificata sulla base di un approccio trasversale tipico del corpo, volto a coprire tutte le manifestazioni di illegalità connesse al fenomeno, quali in particolare la presenza di manodopera clandestina o in nero, l'eventuale contraffazione dei capi d'abbigliamento lavorati, il rispetto dei previsti standard di sicurezza delle attrezzature e la regolarità dell'impresa con il versamento delle imposte sui redditi e l'IVA. All'interno del capannone, allestito con tutto il necessario per la produzione di irregolari camicie e pantaloni griffati, i finanzieri hanno rilevato la presenza di diverse postazioni con macchine da cucine realizzate nell'ambito di ambienti angusti e malodoranti in pessime condizioni igieniche. Al termine del servizio sono state contestate violazioni alla normativa sul lavoro che, nel caso di specie, prevedono l'applicazione della cosiddetta maxi sanzione che va da 1.500 a 12.000 euro, oltre a 150 euro per ogni giorno di lavoro prestato per ogni lavoratore impiegato in nero, nonché infrazioni in materia sanitaria di sicurezza di impianti elettrici e sulle macchine cucitrici presenti nel laboratorio, rilevate per la parte squisitamente tecnica dagli operatori del servizio prevenzione e sicurezza ambiente del lavoro dell'ASL numero 1. Inoltre, considerato l'elevato numero di operai in nero individuati al lavoro, è stata disposta tramite la Direzione Territoriale del Lavoro di Perugia la sospensione dell'attività del laboratorio fino al pagamento delle sanzioni amministrative connesse alle irregolarità riscontrate.